raccontarvi una storia, la storia di Pietro da Talada, grandissimo artista. Lo vediamo dalle sue opere che sono custodite benissimo all'interno di chiese splendide in questa parte fantastica della Toscana. Non lo possiamo fare perché non abbiamo di questo artista le certezze matematiche di chi veramente si trattasse. Fino a qualche anno fa era conosciuto come il maestro di Borsigliana. Magari fra qualche anno scopriremo qualche particolare in più sulla sua identità e potremo proseguire ed essere più precisi. Per adesso vi diciamo questo, che cosiddetto Pietro da Talada era indiscutibilmente un grande artista e lo possiamo vedere all'interno delle sue opere e lo possiamo vedere seguendo quelli che sono stati i suoi sentieri, i sentieri che sono mantenuti intatti ancora dal fervore delle comunità che circondano le chiese e che fanno di questa grande parte della Toscana una parte con una forte identità di comunità e di storia. Nella nostra provincia, la provincia di Lucca, ci sono alcune chiese che possono vantare di avere al suo interno opere del maestro di Borsigliana, cioè Pietro da Talada. Tra queste c'è la chiesa di Santa Maria Assunta a Casatico di Vittoio, un edificio di una bellezza rara che nel corso dei secoli, nonostante alcune modifiche, ha saputo mantenere integro lo stile delle chiese romaniche, seppur si è privata del caratteristico abside. Posizionata esattamente a metà strada tra la frazione di Casatico e quella di Vittoio, questo sacro edificio ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la fede di queste comunità. Siamo nel comune di Camprogiano, un comune importante anche dal punto di vista storico per la geopolitica della Garfagnana. Intanto i due paesi di Vittoio e di Casatico sono paesi antichissimi. In particolare di Vittoio la prima documentazione che abbiamo risale all'VIII secolo d.C. Si parla appunto di un signorotto longobardo, un certo Toto o Totone, il quale decide di fondare un oratorio. Un oratorio tra l'altro subito arricchito da beni, da suppellettili, da altri terreni e decide anche che in mancanza di figli maschi, di discendenti, lo donerà, o meglio, creerà un diritto di patronato a favore del Vescovo di Lucca. In realtà succede. Poi dell'oratorio perdiamo però notizia. L'oratorio viene sostituito da una chiesa, la chiesa appunto di Santa Maria Assunta, che è l'elemento che congiunge i due paesi, perché Casatico e Vittoio sono sempre stati, da un punto di vista amministrativo, distinti, ma uniti nella parrocchia appunto di Santa Maria Assunta. La chiesa rappresenta un po' lo specchio di questi due paesi e anche un libro aperto. Ci testimonia di quanto i paesani fossero affezionati a quella chiesa e di quanto vi fossero delle famiglie anche abbienti che hanno arricchito quella chiesa di ogni ben di Dio. In effetti, se voi entrate nella chiesa di Santa Maria Assunta, già è bello l'esterno, la struttura che però è stata oggetto di rifacimenti. Ma quando entrate dentro rimanete senza fiato perché è uno scrigno pieno di tesori. Appunto vi sono delle opere ascrivibili alla scuola di Matteo Civitali, del figlio in particolare, Niccolò Civitali, una bellissima Madonna con bambino. Vi sono le stupende pale di Pietro da Talada, che segnano un itinerario perfetto tra questa chiesa e molte altre chiese, sia in Garfagnana, sia in Alta Versilia, ma soprattutto nella parte reggiana dell'Appennino. Ma trovate all'interno anche un soffitto ligneo a cassettoni del XVII secolo, che è la fine del mondo, recentemente ristrutturato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e alla Fondazione Banca del Monte, insieme anche a un coro ligneo altrettanto bello. Quindi in realtà voi vi trovate all'interno di una chiesa che non direste mai di trovare a Casatico Vittoio, a testimonianza che queste comunità sono comunità che hanno una storia e una forte consapevolezza del proprio passato. E questo è testimoniato anche dalla storia successiva, perché mentre la vigaria di Camprogiano nel 1446 si dà agli estensi, tutte le terre della vigaria la seguono, tranne 8 terre più 2. Le due terre in questione sono proprio Casatico e Vittoio, che non entrano nella vigaria di Camprogiano e quindi non entrano nel dominato estense, lo seguiranno solo 5 anni dopo, nel 1451. A testimonianza che c'è anche una volontà di autonomia, le due terre, Vittoio e Casatico, più le altre 8, tra le quali Roggio, Vagli Sotto, Vagli Sopra, costituiranno la Vicaria delle Terre Nuove,
una delle quattro vicarie attraverso le quali gli estensi amministreranno la Garfagnana fino all'unità d'Italia col breve interregno napoleonico e del Granducato di Toscana. Quindi ci rendiamo conto di come queste terre abbiano una forte autonomia, un forte legame con la tradizione, una forte consapevolezza di sé. All'interno della chiesa di Vitoio si trovano quattro pale attribuite a Pietro da Talada, con la particolarità che, a differenza di tutte le altre chiese che ospitano opere di questo pittore, Vitoio è l'unica che non ha la Madonna come riferimento principale dell'opera. In questo caso il maestro ha pitturato quattro santi che fanno da cornice alla Madonna in marmo della scuola del Civitali, che oggi possiamo apprezzare proprio così come fu realizzata all'epoca, e questo grazie ad un restauro che ha permesso di rimuovere l'assurda colorazione che ricopriva l'intera opera. A guidare queste comunità religiose c'è Don Gian. Questa comunità è fatta da due aree, la comunità di Vitoio e la comunità di Casatico. Siamo su per giù su un centinaio di persone. E ci celebro una volta al mese e poi, se qualcuno chiede una messa per un defunto, ci vengo anche durante la settimana. È una comunità viva, partecipano tanto alle messe, perché purtroppo in alcune altre comunità partecipano meno, qui partecipano di più. E poi si danno da fare, la chiesa è tenuta bene, e qualcuno ci chiede a fare un matrimonio, insomma è una comunità viva. Le opere che arricchiscono le chiese avevano un ruolo importante non solo oggi ma anche nel passato, e non solo per i fedeli del luogo ma soprattutto per i tanti pellegrini di passaggio. Oggi, nel terzo millennio, sono ancora molte le persone che si spostano e ripercorrono gli antichi cammini. Tra questi c'è anche l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Accanto alle chiese si trova spesso dell'acqua. È importante l'acqua per chi cammina, ma anche un simbolo. Il simbolo che il pellegrino, il viandante, colui che viaggia per queste strade a volte difficili e assolate, trova nella chiesa un ristoro. Un ristoro per il corpo, ma soprattutto un ristoro per l'anima, un messaggio di speranza, di conforto, che aiuta a superare le difficoltà e le disavventure che attendono in ogni cammino. E la bellezza fa parte di questo conforto, non è solamente un luogo fresco, è un luogo in cui c'è un messaggio spirituale, ma questo messaggio è dato dalla bellezza, e la bellezza è qualcosa di cui ogni camminatore e ogni uomo ha davvero bisogno. Al centro di questa grande opera sta il mistero della Incarnazione. In alto, nella cimasa, l'angelo che porta a Maria l'annuncio della nascita di Gesù, e lo porta sullo sfondo di un paesaggio, lo stesso paesaggio che il pellegrino ha attraversato, per cui questo avvenimento non è lontano, ma è presente oggi nelle strade che tu percorri, nelle salite e nelle discese che ti fanno faticare, nell'avventura di un cammino il cui esito non è assolutamente scontato. E al centro la Madonna presenta il Signore Gesù, il Verbo fatto carne, come il Dio vicino, quello che accompagna ogni persona che è in cammino, perché da quel giorno non ha mai smesso di camminare insieme all'uomo. E accanto a questo mistero il compito dell'evangelizzazione. I due apostoli, Pietro e Giovanni, i primi seguaci di Gesù, e accanto a loro degli apostoli recenti, di pochi anni precedenti alla realizzazione di queste tavole, San Domenico de Guzman, domenicano, e Sant'Antonio di Padova, francescano. Come a dire, l'annuncio del Vangelo, incominciato in Palestina con gli apostoli, continua oggi con gli apostoli moderni, e noi diciamo continua ancora oggi, nel XXI secolo, con la presenza della Chiesa in ogni angolo della terra. Lasciamo un attimo l'edificio sacro per celebrare anche le comunità locali, in quanto nel passato si sono rese protagoniste di iniziative davvero molto importanti.
tra queste anche il primato di aver realizzato la prima sagra in Garfagnana. Allora Santa Maria è il titolare, si fa festa, c'è la messa grande con tre predi, eccetera, eccetera. Il giorno dopo San Rocco, un santo venerato dalla popolazione nostra, ma anche dai paesi limitrofi, e si fa la messa e il vespro per San Rocco. E dunque si fa la processione, si porta il santo e verso le 4:30-5 sono finite le feste religiose. Dopo bisogna pensare, perché facendo un passo indietro, in quel momento negli anni 59, 60, 61 così, era arrivata la valanga di villeggianti, no? Qui nel paese di Casatico, nel paese di Vittorio, generava un fottio. E sicché c'era tanta gente, bisognava guardare un po' di mantenerla questa gente. Allora questo comitato che organizzava le feste disse: qui bisogna fare qualcosa per trattenere qui questa gente. E allora che si fa, che non si fa? E lì davanti il bar, 7-8 persone che cercavano di inventare la cosa. Uno diceva una cosa, uno l'altra, no, quello lì non va bene. Alla fine venne fuori la parola Neccio. Facciamo il Necci. Si fu un momento di silenzio perché questa parola Neccio, prima era tutto un brusio, no? Firmarono per qualche secondo e poi cominciano a dire: è vero, facciamo il Necci, perché il Necci abbiamo la farina noi, abbiamo le gotte noi, è una cosa che si può realizzare in poco tempo, insomma così. Siccome eravamo 15 o 20 giorni era il mese di luglio, primi d'agosto. In questo tempo per arrivare al Ferragosto si prepararono e il giorno di San Rocco, dopo la processione, cominciarono a fare questi necci. E con uno dice: con la rigotta dentro, io buono, con la rigotta dentro sono ancora più buoni. No? Ed è così che nacque la prima sacra in Garfagnana, la Sacra del Necci. Teatro di questa festa, l'area dove già era presente un campo sportivo. Fu una scelta vincente, lo dimostra il fatto che ancora oggi si celebra questa festa e c'è anche chi non è mai mancato nel corso di questi decenni. Io ho partecipato da 13-14 anni a tutte le sacre del Necci, anche adesso 73 anni e partecipo ancora. La farina è qui, i castagni li vedete, e io che vuol dire, io ci tengo questa festa perché tanti anni che la faccio e mi è sul cuore lasciarla andare via, capito? Con il passare degli anni alla sacra si aggiunsero i giochi dell'amicizia, una variante locale dei giochi senza frontiere in voga negli anni 70. Eravamo 4-5 che ci dedicavamo unicamente ai giochi. E poi bisognava organizzarli nel campo. A volte si organizzava dei giochi che erano complicati. Una volta abbiamo organizzato i giochi nell'acqua, che abbiamo dovuto costruire una piscina nel campo sportivo. E per costruire la piscina nel campo sportivo ci è voluto un bel po'. Un'organizzazione notevole. Poi c'era anche un po' un contrasto con quelli del campo sportivo, perché non volevano che facessimo troppe buche, capito? Insomma, è stato. Però la gente veniva, qui si riempiva tutto. Venivano anche a provarli addirittura, gli concedevamo di vedere i regolamenti, venirli a provare nei giorni precedenti, e chiaramente ci venivano a provare perché erano proprio interessati a vincere. Poi si faceva pubblicità con i manifesti, addirittura mi pare si è fatto pubblicità anche con l'altoparlante andando in giro con la macchina, se non mi sbaglio. Si faceva pubblicità anche alla Grotta Rossa, perché c'era la Grotta Rossa del Girolami, detto Girolmella. All'epoca era un locale da ballo, diciamo, piuttosto chic, che non ce n'era tanti qui. C'era, insomma, anche il giusto antagonismo, a volte qualcuno che esagerava, ma insomma nell'insieme è sempre stato abbastanza, non è mai successo niente di grave, insomma, sicché era una festa finale, insomma. A questi giochi partecipavano tanti paesi e questa iniziativa ebbe un successo senza precedenti, anche dal punto di vista sociale. Questa festa della Sagra del Necci e festa dell'amicizia poi aveva anche in realtà un valore sociale, che ha accompagnato il crescere di queste due comunità, di Vittorio e di Casatico, che sono due paesi vicini, accomunati dalla stessa parrocchia, nei quali a volte durante l'anno c'erano degli screzi e però si riunivano per questa festa e partecipavano i paesi interi, partecipavano famiglie intere a lavorare, perché il campo sportivo, che è stato uno dei primi campi sportivi della Garfagnana, è stato realizzato grazie all'operosità di questa comunità proprio quando in Garfagnana ce n'era due, massimo tre, nei centri principali, Castelnuovo e Piazza del Serchio.
Ecco, questo campo sportivo veniva interessato completamente dai giochi e si costruivano recinti, si costruivano ostacoli, si costruivano, addirittura abbiamo costruito una piscina, per cui c'era bisogno di tutte le varie professionalità che c'erano nel paese. Le donne cucivano i costumi, mio padre che era falegname faceva la parte di tavolame, le sagome, poi c'era chi portava la paleria, chi le reti, insomma lavoravano tutti e due paesi all'unisono, ecco, per costruire questa cosa. La bellissima chiesa che si trova tra Casatico e Vitoio oggi, come nel passato, rappresenta un punto di incontro e di unione tra queste comunità. È molto ben tenuta e al suo interno sono davvero molti gli arredi e gli oggetti sacri che fanno di questo edificio uno scrigno di tesori. Come detto, la chiesa oggi è molto ben tenuta e parte del merito è di Simone Giannasi, che con la moglie Daniela curano con passione e amore ogni dettaglio. Nel corso di questi anni, passo dopo passo, in condivisione con il parroco e la comunità locale, sono riusciti a mantenere la chiesa in perfette condizioni, come tutte le sue opere che si trovano all'interno. La chiesa ha una unica navata, dominata dal portico formato dalle quattro pale di Pietro da Talada e della Madonna del Civitale. Ad arricchire la navata, la presenza di due altari laterali. Entrando in chiesa, alla sinistra si trova l'altare del Sacro Cuore. La cui statua è stata posta nel 1937. Altare del Sacro Cuore, in realtà, come ho detto, dal 1937, perché prima l'altare era dedicato a San Giovanni Battista. All'interno si trovava il quadro, dipinto nel 1618, dalla Bottega dei De Vecchi di Sillano. Quello di destra, per chi entra invece, è un altare seicentesco, un altare ligneo, che all'interno racchiude il quadro della Madonna del Rosario. Non si conosce l'autore, indebitamente venne attribuito a Giovan Battista Ponzi da una funzionaria della Soprintendenza di Lucca, che nel 1978 venne a fare l'inventario degli oggetti conservati all'interno della chiesa, sulla base di un manoscritto che era stato rinvenuto nella biblioteca governativa di Lucca, dove si parlava delle opere, di due opere, di due quadri che Giovan Battista Ponzi aveva dipinto nella prima metà del 1700 per la chiesa di Vitoio e Casatico in Garfagnana. In realtà il quadro del Ponzi è un San Giuseppe col bambino che è stato restaurato nel 2018 da Leonora Rossi, dal laboratorio di restauro della Soprintendenza di Lucca sotto la direzione della dottoressa Antonia Daniello, che venne rinvenuto nella Madia, nella soffitta della canonica di Vitoio, durante i lavori di restauro del soffitto ligneo. E la soprintendenza si offrì di restaurare gratuitamente quella tela, insieme ad un'altra che era stata rinvenuta sempre all'interno della Madia, rappresentante un San Giovanni, il battesimo di Gesù, San Giovanni Battista, del 1618, del quale abbiamo trovato l'autore nei documenti dell'opera parrocchiale conservati nell'archivio di Vitoio, un quadro che è stato dipinto nel 1618 dalla Bottega dei De Vecchi a Sillano. Un'altra particolarità di questa chiesa, molto apprezzata dai visitatori, è il soffitto ligneo. Il soffitto ligneo che copre l'intera navata della chiesa, che è stato costruito a partire dal 1624, quando era parroco Don Luca Pellini e operaio l'alfiere Paolo Fiorani. 64 bozze lignee in legno di castagno che sono state restaurate nel 2013 da Giuliano delle Monache con il finanziamento grazie al contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca. La parte del coro, invece, il soffitto del ligneo da parte del coro è composto da 24 bozze quadrate che è terminato nel 1740, come ci ricorda il cartiglio posto sopra il coro. Come sempre succedeva una volta in tutti i paesi, anche i rapporti tra Vitoio e Casatico non erano dei migliori. Tant'è vero che nel manoscritto, o meglio nei capitoli della Madonna di Vitoio Casatico, che sono stati redatti nel 1613, tra le varie note, c'è un punto in cui si fa riferimento alla nomina del camerlengo, del priore, del sottopriore, e si precisa che ogni anno devono essere nominati due rappresentanti, uno della comunità di Vitoio
Gioioio e uno della comunità di Casatico. Ci deve essere anche un pacere, che un anno deve essere della comunità di Vitoio e l'altro della comunità di Casatico. E questa è un po' anche l'immagine che ritroviamo in questi due quadretti che sono posti nella predella, tra virgolette, posta nella parte alta, sopra le tavole di pietra d'Atalanta, dove si vede l'angelo che porta l'annuncio alla Madonna. Ora, nella parte dove è rappresentato l'angelo, il pittore è ignoto, è un pittore di buona fattura, ci viene detto dagli storici dell'arte, sono disegnate delle capanne. Nella parte dove si vede l'immagine della Madonna, si vede la chiesa di Vitoio come era nel 1500, una chiesa romanica con l'abside e il campanile a vela simile alla chiesa di San Biagio nel Poggio. Ora verrebbe da dire, la chiesa rappresenta l'abitato di Vitoio, l'angelo con le capanne rappresenta l'abitato di Casatico. Tant'è vero che il toponimo capanne è un toponimo che viene di solito indicato, utilizzato per indicare la parte più vecchia del paese. E anche si parla di capanne di Sillano, capanne di Careggine e anche a Casatico, nella parte alta del paese, c'è un posto che ha chiamato capanne. Per questo che si potrebbe dire che l'artista ha voluto rappresentare in queste due formelle i due paesi di Vitoio e di Casatico. Particolare pregio il ciborio ligneo che si trova al centro dell'altare cinquecentesco e è quello di cui si parla nella prima visita pastorale fatta dal vescovo di Lunisarzana Don Angelo Peruzzi nel 1585 e è stato restaurato negli anni 80 dalla ditta Gioni di Lucca. Di questo ciborio si parla in questa visita pastorale all'interno della quale si fa presente tra le prescrizioni che rilascia il visitatore che l'icona deve essere restaurata. Molto probabilmente si farà riferimento, non è dato di sapere, alle tavole di Pietro d'Atalada. A riguardo c'è da dire che le visite pastorali che sono conservate presso la biblioteca Niccolò V di Lunisarzana, perché noi fino al 1824 siamo rimasti sotto la diocesi di Luni, sotto Massa e fino al 1992 quindi a Lucca, non si trovano notizie che ci consentano di trovare delle informazioni dettagliate sulla posizione della Madonna e delle tavole all'interno della chiesa. Tant'è vero che la struttura che vediamo noi oggi, la posizione cioè delle tavole della Madonna, risale al 1781. A differenza di quanto avveniva nella vicina diocesi di Lucca, dove il visitatore, in occasione delle visite pastorali, elencava, descriveva con dettaglio gli oggetti che erano conservati all'interno della chiesa, nei minimi particolari, nelle visite pastorali che sono conservate nella diocesi di Lunisarzana si danno delle indicazioni sommarie, per cui non c'è dato di sapere dove erano collocate sia la statua della Madonna col bambino, sia le tavole all'interno della chiesa. Sopra il pulpito ligneo seicentesco, anch'esso restaurato nel 2018 grazie a un contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, si vede questa bella croce lignea seicentesca che è stata restaurata negli anni 80 su richiesta del parroco Don Mario Ratti dalla soprintendenza, con l'autorizzazione della soprintendenza delle Belle Arti di Pisa. Il fonte battesimale venne acquistato alla fine del 1500 a Carrara insieme all'acqua santiera. Un altro santo che è conservato all'interno della chiesa di Vitoio Casatico e particolarmente venerato dagli abitanti delle due comunità è quella di San Rocco, che si festeggia il 16 agosto. Una statua in cartapesta di manifattura faentina, fatta fare dalla bottega di Gaetano Vitenè di Faenza alla fine del 1800, a seguito di un ex voto di un certo Quirino Fiorani, che era partito da qui per le Americhe e, avendo fatto fortuna, aveva scritto al padre chiedendo far costruire questa statua al Vitenè come ex voto. E anche qui ritroviamo, dalla corrispondenza che è conservata nell'archivio parrocchiale, un'interessante storia. A Casatico e Vitoio ci fu una diatriba su quale delle due comunità doveva conservare la statua, o la parrocchiale principale o l'oratorio
di Casatico. In realtà venne coinvolto anche il vescovo di allora dal parroco, che era Don Pelliccioni, vicario foraneo di San Romano e parroco di Vittorio Casatico, perché si era creato un certo fermento tra le due comunità. Gli abitanti di Casatico volevano che la statua venisse conservata nell'oratorio pubblico di Casatico, quelle di Vittorio all'interno della parrocchiale. E il vescovo si risentì nei confronti del parroco Pelliccioni, inviandogli una missiva dicendo che un semplice prete non doveva dar noia per simili sciocchezze al vescovo. In realtà nella lettera che Quirino Fiorani scrive al padre si specifica che la statua lui voleva che venisse conservata all'interno della parrocchiale di Vittorio, e così si decise di collocarla dove è ora attualmente e venne fatta la nicchia dove è conservata la statua del santo che vediamo anche oggi. All'interno della chiesa è conservato anche lo stendardo processionale che ai primi del Novecento venne fatto restaurare dal pittore viareggino Oreste Paltrinieri. Da una parte si vede l'immagine di San Sebastiano e San Rocco, San Rocco legato alla famiglia Girolami, quindi alla comunità di Vittorio, San Sebastiano legato al paese di Casatico, alla famiglia Nutini, tant'è vero che la via principale che attraversa l'abitato di Casatico è via San Sebastiano, mentre dalla parte opposta, che non vediamo, è disegnata l'immagine della Madonna. Torniamo ora sull'esterno della chiesa per apprezzare due curiosità che vanno sicuramente conosciute. Alle mie spalle si vede anche l'antica torre campanaria, che in origine doveva essere la torre di origine longobarda. Se ci fate caso, si vede a metà della torre che la demolizione che ha subito nel 1718, data che è riportata nella chiave di volta del campanile. Il campanile era molto più alto e forse a causa di un terremoto che è avvenuto nel 1718 è stata ricostruita in quell'anno. E che il campanile fosse più alto ce lo dice, ce lo testimonia un disegno dell'agrimensore estense Giuseppe Cecchi di Castiglione, che nel 1726 redige per conto della parrocchia di Vittorio Casatico il terrilogio, cioè il libro dove sono elencate tutte le proprietà della chiesa. L'abside circolare venne smantellata, venne demolita nel 1618 e sostituita dall'attuale scarsella, ovvero l'abside a pianta quadrata, come ci ricorda la scritta riportata sull'architrave della finestra del coro, dove le scritte potrebbero essere lette in questo modo: opera parrocchiale 5 IHSM 1618, Pellini Luca, Pellegrino Nutini, creditore operaio, Matteo di Guaspare da Casatico. Il numero 5 potrebbe riferirsi al giorno d'inizio dei lavori della nuova abside. Infatti nel registro dell'opera si legge: spesa per la fabbrica della sacrestia cominciando il 5 giugno. Avendo il signor vicario Nutini fatto il sindacato di Matteo di Guaspare da Casatico, operaio di Santa Maria di Vittorio e Casatico l'anno 1618. Avendo visto l'entrata e la spesa fatta, resta detto operaio creditore di detta opera di dire Marchesane 424, dico in tutto 424. In fede della verità, Pellegrino Nutini, vicario foraneo. Se oggi troviamo la chiesa di Vittorio così come la vediamo, con le opere d'arte che sono state recuperate, che sono in corso di recupero, lo dobbiamo principalmente a Don Mario Ratti, il parroco che per 60 anni ha guidato la comunità parrocchiale di Vittorio Casatico dal 1942 al 2001, un sacerdote di profonda cultura, quindi anche alle fondazioni presenti sul territorio, alla Fondazione Casa degli Spalmi di Lucca, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, e poi anche agli studiosi e agli storici dell'arte che hanno dato il loro contributo nelle pubblicazioni che sono state fatte fino ad oggi. Da
Volevo poi mettere l'attenzione su un'ultima scoperta, un ultimo restauro che è in corso di arrivo, in finalità di arrivo, di due sculture in terracotta policroma che sono state rinvenute nella soffitta della sacrestia della chiesa qui di Vitoio della fine del 300, primi del 400. Le chiese nascono con lo scopo di essere luoghi di culto, di preghiera, di cristianizzazione, di condivisione e forse è anche per questo che nel corso dei secoli si sono arricchite di arredi e di icone di grande pregio. Questa chiesa ne è un esempio e anche celebrare, circondati da tanta bellezza, è un privilegio che aiuta la liturgia. Certamente. L'arte di qualità esprime la nostra fede. La cura di queste opere esprime lo stesso la nostra grande fede e quindi mi fa onore celebrare una chiesa così molto rinomata, ma soprattutto mi fa onore essere circondato da gente che si interessa di queste cose per fede, di cui ad esempio Simone e la Daniela. La gente canta in chiesa, ci sono delle comunità dove vai e non canta nessuno. Pandemia permettendo, qualche chierichetto c'è, chi legge c'è, e quindi sono contento di celebrarvi la messa. È giusto rendersi conto che i tempi stanno cambiando. Nel passato le chiese erano piene di fedeli, molto spesso oggi lo sono solo per grandi occasioni. Oggi ci sono molti meno preti, ci sono anche molti meno fedeli e quindi è giusto vivere la fede e la frequentazione religiosa in una veste moderna. I fedeli potranno spostarsi per seguire le liturgie, ma le chiese rimarranno lì, nei luoghi dove sono state costruite come simboli a raccontare tanta devozione, storia, arte, fede e comunità. Quindi nel futuro si dovrà pensare a questi luoghi anche con nuove opportunità. Ma certamente tutte queste emergenze storiche architettoniche, a partire proprio dalle nostre chiese, che conservano tra l'altro meravigliose statue lignee, come abbiamo detto, degli arredi sacri incomparabili, delle opere d'arte altrettanto eccezionali, hanno bisogno di essere legate in un progetto di valorizzazione e soprattutto di fruizione, cioè dobbiamo fare in modo che queste chiese possano essere aperte. Ad esempio su quella chiesa e su San Biagio e su altre chiese dei comuni di Piazza al Serchio, di Sillano Giuncugnano, di Gallicano, abbiamo impostato un progetto insieme al GAL, Montagna Appennino, proprio per rendere possibile una fruizione, una gestione delle chiese. Quindi per renderle aperte al pubblico, anche attraverso dei percorsi simulati, quindi anche attraverso quelle che sono le possibilità che oggi la tecnologia ci offre, quindi attraverso anche una visita a distanza. Noi riteniamo appunto che si debba ripartire di lì per vivacizzare questi nostri centri. Tenete conto che oggi le due frazioni di Vitoio e di Casatico contano poco più di 230 abitanti, un po' gli stessi abitanti che contavano nel 1833 quando il Repetti scrisse il dizionario storico della Garfagnana. Allora sostanzialmente avevano gli stessi abitanti di oggi. Dobbiamo invertire questa tendenza rendendo soprattutto il percorso di Pietro da Talada un percorso altrettanto conosciuto rispetto alla Via del Volto Santo e rispetto anche ai cammini della contessa Matilde di Canossa. Grazie alle opere attribuite al maestro di Borsigliana o Pietro da Talada, le chiese che le ospitano continueranno certo a svolgere la loro funzione di divulgazione religiosa, storica, culturale verso le loro comunità. Ma non solo questo, saranno anche sede di importanti eventi culturali come quello che abbiamo organizzato o turistici per poter portare in avanti tutto quel lavoro inestimabile a livello culturale ed artistico che venne compiuto tanti anni fa attraverso i sentieri dal grande artista.